situazione di Spinazzola, secondo me, è veramente quasi al limite del ridicolo. Che è successo praticamente? L'anno scorso Juventus e Atalanta si sono accordate per la durata di un prestito biennale, quindi 2 anni, carta canta. Cosa succede? L'Atalanta ha fatto una stagione al di sopra delle aspettative, è riuscita a prendersi l'Europa League. La Juventus, con l'affare Alexandro, poi ha rifiutato le offerte, ha cominciato a pensare seriamente a Spinazzola. Il calciatore, appena sentito che era nei piani della Juventus, si è fatto praticamente una corsa da casa sua e ha detto: venite ma piglià, perché voglio venire alla Juventus. Io non lo condanno, perché giustamente dall'Atalanta alla Juve è un bel salto di qualità. Tra l'altro Spinazzola ha fatto pure le giovanili da noi, quindi sarebbe pure in regola con le ultime normative della Serie A. Che succede però? L'Atalanta non ha nessuna intenzione di lasciare andare Spinazzola, perché devono fare l'Europa League, perché ci sono problemi di organico, perché siamo a fine mercato e quindi di conseguenza hanno tuonato Spinazzola rimane da noi. A sto punto io volevo esprimere delle perplessità. Noi abbiamo mandato Orsolini, se non sbaglio, dall'Ascoli in prestito all'Atalanta, perché la Juve ha preso Orsolini e l'ha girato in prestito all'Atalanta. Se tu sai che questa società, l'Atalanta, che ha le sue ragioni, perché ragazzi, se il prestito è biennale, non ti ridà Spinazzola, che glielo mandi a fa pure Orsolini in prestito? Cioè lo potevi girare magari al Sassuolo, lo potevi girare al Benevento, a qualsiasi altra società piccola che avrebbe potuto avere l'occasione di farlo giocare. Il calciatore è di proprietà della Juventus, questo non devono mai dimenticarselo, quindi se la Juventus vuole riprenderselo, forse dovrebbe magari pagare una penale, una piccola penale, però se lo riprende. Diciamo che da juventino nemmeno il comportamento, comunque, parliamoci chiaro, cioè, di Spinazzola a me non mi è piaciuto. Cioè, il comportamento di Spinazzola è stato un pochino da punta ai piedi, perché se un giorno viene Real Madrid da te e fai tutto sto casino, non ti presenti agli allenamenti e fai tutte queste cose, io non so veramente cosa potrebbe accadere, nel senso, cioè, come l'hai fatto con la Juve potresti farlo pure con un'altra squadra. Io lo vorrei Spinazzola in squadra, non come titolare assolutamente, lo vorrei, però il suo comportamento nei confronti dell'Atalanta è stato un pochino duro, ecco, considerando il fatto che l'hanno proprio lanciato nel grande calcio. Io volevo sapere da voi con un commento che cosa ne pensavate, cioè, a voi piace Spinazzola? Lo vedete come titolare o lo vedete come riserva? Ma soprattutto, chi ha ragione nel contenzioso Atalanta-Juventus? Qui sotto con un commento, se vi va fatemelo sapere. Inoltre, fa un caldo boia ragazzi in macchina, sto fermo quindi non ho l'aria condizionata, sono rimasto fermo praticamente. Fatemi sapere con un commento e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ovviamente. Quindi mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!